Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Spero che abbiate passato bene le vostre feste. Io le ho passate davvero molto bene, molto tranquillamente. Mi sono rilassata e voglio fare questo video per farvi vedere quello che ho ricevuto per Natale. Tra l'altro ho ricevuto delle cose meravigliose e non ho neanche un ordine di bellezza o regalo più legato a me o altro, no, perché sono tutti bellissimi. Allora, voglio prima di iniziare fare una piccola introduzione. Lo so che sono vestita malissimo, ma mi sono preparata per andare al lavoro perché oggi è una giornata un po' particolare. Io di solito giro i video il lunedì. Però oggi è giovedì e giro il video il lunedì perché sono molto più tranquilla e sono a casa tutto il giorno, quindi sono tranquilla per girare un video, ma purtroppo negli ultimi giorni non sono riuscita a girare video il lunedì. Quindi lo giro oggi che è giovedì e sono comunque a casa, ma devo poi correre al lavoro, quindi sono vestita per andare al lavoro e sono preparata per andare al lavoro. Lo so che un giorno o l'altro mi manderete Enzo e Carla a dirmi come ti vesti. Abbiate pazienza davvero. Detto questo, direi di passare ai regali. Io vi do i regali come non li ho neanche posizionati, li ho messi tutti lì e prenderò il primo che capita. Allora, il primo regalo è questo qua della Just. Me l'ha regalato la mamma del mio fidanzato e è un regalo davvero bellissimo. E mi ha regalato, vabbè, dentro questo pacchetto c'era una crema, due creme della Just, una al timo e una crema mani alla camomilla, se non mi sbaglio, che è un regalo veramente azzeccato perché io con il problema che ho alle mani spero davvero che mi risolva tutti i miei problemi. E all'interno di questa scatolina c'era anche un botticino di olio 31, che è utilissimo l'olio 31 per qualsiasi cosa, un olio essenziale, poi fa molto bene alle vie respiratorie quando uno è raffreddato. E poi mi ha regalato questa tovaglietta che vi faccio vedere, è così, è molto carina e non ve la apro. È tutta lunga da mettere su come centrotavola. Non ve la apro perché all'interno ho posizionato questi. Questi qua sono dei profumatori. Praticamente ci metti gli oli essenziali sopra e nell'armadio, insomma, li metti proprio dovunque vuoi e profumano la stanza. Io ne ho già messo uno dentro il mio armadio con un olio essenziale. Inoltre, c'era anche un altro regalino insieme a tutto questo, cioè mi ha fatto un regalo gigante. L'altro regalo che mi ha fatto è stato questa candelina con il mio nome, cioè in realtà è un portacandela, è in gesso, cioè tipo in gesso, è un materiale strano e all'interno c'è una candela ed è bellissimo perché poi quando lo accendi e rimane tutta l'illuminazione. Tra l'altro lei non sa neanche che io amo le candele, quindi è stato un regalo proprio così azzeccato e molto molto bello. Mi hanno regalato questo orsetto della Lindt, però in realtà ho un po' più cose da dirvi oltre all'orsetto. Questo orsetto me l'ha regalato una carissimissimissima cliente, nostra amica, e io le voglio un sacco bene, dolcissima quella donna. E mi ha regalato sto coso gigante, cioè io gli avrei detto scusami ma sei pazza, e è stata dolcissima davvero. E non è stata l'unica perché le nostre clienti, io tra l'altro non so se lo sapete, lavoro come parrucchiera per due parrucchieri che hanno un negozio e sono state tutte dolcissime, ci hanno portato un sacco di roba da mangiare, un sacco di dolci, un sacco di regali. E molte cose le ho già mangiate, devo essere sincera, però sono state davvero dolcissime, cioè delle clienti favolose davvero. E io non ho mai ricevuto tanti regali così dalle clienti in un negozio da quando lavoro, e io lavoro da almeno 4-5 anni, quindi è una cosa davvero speciale per me. E quindi questo orsetto mi ha veramente sciolto il cuore. Poi altri regali. Allora, mia sorella mi ha regalato un cestino
con questa scatolina che è di latta e ha tutti i cupcake sopra ed è carinissima perché è molto vintage e mi piace un sacco. Infatti la metto sulla cassettiera e devo decidere che cosa metterci dentro. È davvero carinissima, mi piace tanto. E questa tazza meravigliosa, è bellissima questa tazza, l'avevo già pubblicata su Instagram tra l'altro. Cioè, è spettacolare questa tazza con tutte le rose, è proprio nel mio stile in pieno, cioè ci ha proprio azzeccato. E insieme a queste due cosine, la prendo da parte perché ho paura che si rompa, c'è questa, che è una zuccheriera a forma di cupcake ed è molto 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 carina. Tipo quando l'ho vista sono rimasta, oh, me la voglio mangiare. È bellissima, anche il suo cucchiaino dentro è molto molto carina. Questa qua è in ceramica ed è dipinta, non so esattamente con che cosa, però è davvero dolcissima, carinissima. I miei titolari mi hanno, scusatemi, mi hanno regalato un cofanetto dell'erbolario che aveva dentro questa confettura composta, c'è scritto, e una marmellata di limoni e zenzero. E era dentro un cofanetto proprio dell'erbolario, c'era una confezione ed era bellissima perché dentro aveva quella specie di frutta secca che somiglia ai pupurrì, però non sono proprio quelli, era un'altra cosa, ma era molto molto carina. E c'era questa confettura con questa crema che è buonissima, io l'ho già provata, è una cosa veramente, ha un odore che è profumatissima, è buonissima, è una crema, non credo che sia una crema idratante, secondo me è soltanto profumata, però è proprio buona comunque ed è per la pelle e per il corpo. E poi mi hanno regalato una tisana, cioè era sempre dentro al cofanetto, ed è una tisana limone zenzero e non l'ho ancora assaggiata, ma l'odore è buonissimo. Sembra molto 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 buona. Tra l'altro è un regalo molto azzeccato perché io, come sapete, amo tutti i prodotti che non sono testati su animali e questi dell'erbolario sono tutti non testati su animali e questo mi fa molto piacere. Inoltre è tutto molto bio è veramente un bellissimo regalo. Mia nonna mi ha regalato questo profumo che, wow, è buonissimo, cioè io quando, scusatemi, Love You si chiama, è veramente, cioè è buonissimo, quasi alla pari con Ari. Il problema è che, cioè la differenza è che Ari dura un po' di più come profumo, ma questo è buono, è buonissimo, davvero tanto. E vi giuro che non so dove l'ha preso, però mi piace proprio tantissimo. Poi anche la forma è molto carina. E quindi è stato un bellissimo regalo. Lo metto al suo posto vicino al profumo di Ariana Grande. E poi c'era anche una bustina con un po' di soldini. Veramente questo profumo non riuscivo più a smettere di annusarlo. Mia mamma e mio papà mi hanno regalato, allora qua ci sono un po' di cosine, maglie, questo qua è tutto di Terranova, io compro quasi tutto di Terranova e infatti hanno azzeccato e mi ha regalato queste maglie che in realtà me le ha regalate per lavorare, però cioè tipo questa è meravigliosa, io non potrei mai usarla per andare a lavorare, vi prego, è troppo bella sta maglia. È veramente bellissima e non la userò, credo, per andare a lavorare perché se la macchio mi piange il cuore. Un'altra cosa meravigliosa è il regalo del mio fidanzato. Allora, dovete sapere che il mio fidanzato mi ha fatto già un regalo qualche mese fa perché mi serviva l'accappatoio e lo volevo rosa. E me l'ha fatto arrivare a casa mia da internet e io non, io gli avevo detto regalamelo poi per Natale. In realtà lui me l'aveva già regalato e quindi già il regalo in parte era fatto.
E non mi aspettavo più altro. E così poi sono andata nella sua macchina il giorno di Natale e mi sono ritrovata una bustina con questa dentro. Cioè, ci sono rimasta malissimo. Ho detto, la mia reazione è stata, non ci credo. E non me l'aspettavo, sul serio, la Yankee Candle gigante. Cioè, in realtà so che ce ne sono di più grandi, però wow, questa qua è bellissima ed è proprio come la volevo, perché io la volevo proprio soft blanket si chiama, e sa un sacco di pulito, sa di ammorbidente, infatti c'è un orsetto sopra e mi piace tantissimo, è buonissima, cioè io starei ora a annusarla e mi dispiace pure bruciarla, cioè mi dispiace tantissimo. E lo so che per voi magari è un regalo, cioè un regalo stupido, no, però è un regalo di poco conto. E in realtà no, perché io aspettavo un sacco una Yankee Candle e volevo comprarmela, però costano davvero troppi soldi e io non volevo comprare, spendere soldi per una candela, solo per una candela mi sembra un po' assurdo. E quindi alla fine non me la sono comprata, io volevo comprarla più piccola, però comunque sono tanti soldi perché quella piccola costa sugli 11 euro ed è carissimo per una candela che poi viene bruciata. È per questo che mi rincresce bruciarla, cioè mi dispiace tanto. E quindi vedrò, magari la tengo un po' lì e poi magari la brucerò. Ogni tanto al mattino quando vengo qua a truccarmi gli do un'annusata perché è troppo buona. Quindi questi sono i regali che mi hanno fatto e in realtà io non ho chiesto assolutamente niente di queste cose, non ho chiesto nulla perché io avevo già tutto, cioè non avevo più desideri perché i miei sfizi me li tolgo, quindi non ho chiesto nulla di tutte queste cose e sono arrivati dei regali meravigliosi. Tra l'altro, io mi sono fatta un piccolo regalino qualche giorno prima di Natale. Allora, vi faccio un rullo di tamburi. Mi sono comprata il MacBook Air e me lo sono comprato, mi sono fatta questo regalo perché era da un po' che volevo un computer mio e ne abbiamo uno, però non riusciamo a utilizzarlo tutti, quindi alla fine ho detto me ne compro uno mio, così adesso che ho fatto l'abbonamento a Netflix mi guardo i miei film quando mi pare piace. La sera è sempre un po' conteso l'altro computer, quindi ho proprio detto basta, me ne compro uno così io sono contenta. E per comprarne uno nuovo e spendere dei soldi, l'ho comprato della Apple, che così so che è un ottimo computer. Allora, questo è il MacBook Air ed è da 13 pollici. Voglio farvi poi un piccolo video per dirvi perché l'ho scelto e i diversi tipi di MacBook e iMac. Quindi voglio spiegarvi la mia scelta e dirvi qualcosina in più sul mio computer e tra l'altro vi voglio fare un piccolo, una piccola nota su questo computer, cioè sul computer e su YouTube, perché il MacBook, cioè tutto il sistema operativo dell'Apple per quanto riguarda i computer utilizza un altro programma di editing che, come saprete tutti, è Final Cut Pro. Quindi è totalmente diverso, senza contare che Final Cut Pro è in inglese. Io ho già capito qualcosina su come utilizzarlo, però non riesco ancora a utilizzarlo bene, quindi spero di fare dei video decenti da potervi presentare perché è proprio un pochino complicato da capire. Inoltre il tipo di computer è proprio totalmente diverso, è tutto un altro tipo di computer, quindi ha comandi diversi, cioè il Windows, il sistema operativo della Windows è tutto totalmente diverso da questo e quindi mi ci va ancora un po'. I miei regali erano questi, questo era il mio video di oggi. Vi mando un bacione e vi saluto. Ciao e al prossimo video!